tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A fuoco un'azienda di verniciature, esplode una cabina che ferisce gravemente alle mani un operaio, paura anche per il tetto in Eternit andato distrutto. Tutto il paese in lutto per la morte delle due sorelline di 6 e 13 anni di Sant'Angelo in Vado. Il parroco e il sindaco organizzano una raccolta fondi per il funerale e il rimpatrio delle salme in Africa. Per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il Comune di Fano presenta gli eventi della stagione estiva e al termine lancio di dolciumi e brodetto di pesce per tutti. Da stasera al Politeama si torna a ridere con le commedie in dialetto fanese. Noi siamo andati a incontrare gli attori a poche ore dal debutto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia. Il telegiornale questa sera si apre con l'incendio che è divampato intorno a mezzogiorno in un'azienda che si occupa di lucidatura, laccatura e verniciatura di mobili, la VIB SRL, che si trova nella zona industriale a Rosciano di Fano. Prima l'esplosione di una cabina di verniciature e poi la vampata di fuoco che ha investito in volto e alle braccia un socio dell'azienda che stava lavorando al macchinario. L'uomo ferito si chiama Roberto Diotallevi, di 57 anni, residente a Monte Maggiore al Metauro. L'uomo è già stato trasferito a Cesena, ha riportato ustioni gravi alle mani perché indossava dei guanti di plastica che con il calore si sono fusi. I primi a soccorrerlo sono stati gli altri operai rimasti illesi. Nessuno invece è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Fano, Pesaro e Ancona. I carabinieri e la polizia, per ragioni di sicurezza, hanno evacuato anche alcuni edifici limitrofi. L'area interessata dall'incendio è stata posta sotto sequestro, mentre resta agibile e dunque operativa la parte esente, scampata insomma alle fiamme. La densa nube di fumo nero era visibile fino al centro di Fano e tutto lungo la vallata del Metauro. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso le vie limitrofe al traffico veicolare. Tra i residenti della zona la preoccupazione è salita notevolmente quando si è sparsa la voce che il tetto del capannone era in Eternit. Nel pomeriggio è andato sul posto per un sopralluogo anche il sindaco di Fano Massimo Seri, che abbiamo con noi al telefono e al quale chiedo subito un aggiornamento. Buonasera sindaco. Sì, buonasera direttore. Beh, posso dire questo, di tranquillizzare i cittadini, i residenti vicino alla zona della fabbrica, che non ci sono pericoli per la salute. Io appena sono stato informato dell'episodio, mi sono recato sul posto, ho allertato l'ASUR e l'ARBAM, che hanno fatto subito gli accertamenti e le verifiche del caso. Fortunatamente anche la pioggia ha giocato a nostro favore, che ha attenuato anche la situazione, per cui non ci sono pericoli per quello che riguarda l'aria respirabile, se così possiamo dire. Voglio anche ringraziare i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale, la polizia, che sono intervenuti e hanno fatto un ottimo lavoro e l'intervento è stato tempestivo. Domani proseguiranno ancora ulteriori accertamenti anche all'interno dello stabile, perché come veniva ricordato il tetto c'era dell'Eternit, però dalla prima verifica l'incendio non ha riguardato la parte dell'amianto. Però per essere sicuri al 100% domani ci sono ulteriori verifiche. Però ecco, per quello che riguarda l'esterno, per coloro che abitano nei paraggi non c'è alcun pericolo, la zona è in sicurezza, tutti gli accertamenti sono stati fatti immediatamente. Bene, grazie per questo aggiornamento al sindaco di Fano Massimo Seri, che tra l'altro è anche la massima autorità in fatto di sanità pubblica.
La comunità di Sant'Angelo in Vado invece si è stretta attorno alla famiglia nigeriana che venerdì scorso ha perso due bambine in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale a Fermignano. La parrocchia e il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Luzzi, hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese del funerale. Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Jennifer Osane e Arianna, le due sorelle di 5 e 13 anni morte venerdì scorso in un tragico incidente in cui sono rimasti feriti i genitori e il fratellino di soli 10 mesi. Per fortuna la mamma, Rosaline, è fuori pericolo di vita. La donna è ricoverata al Torrente di Ancona, dove è arrivata con fratture al bacino e alle costole. Il suo piccolo Fabrice, il terzogenito, si trova al Salesi ed è tenuto in coma farmacologico, ma le sue condizioni lasciano ben sperare. Il padre invece, che era alla guida al momento dell'incidente, è rimasto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. Sta bene, ma è ancora in forte stato di shock. La famiglia Zannou è originaria del Benin, ma da oltre 10 anni vive a Sant'Angelo in Vado, una comunità che si sta mobilitando insieme alla parrocchia e al sindaco Gian Alberto Luzzi, anche per una raccolta fondi, soldi che serviranno per sostenere i funerali ed eventualmente per far rientrare le salme delle bimbe in Benin. Proprio per conoscere la decisione sulla sepoltura, il primo cittadino entro domattina incontrerà una famiglia molto vicina a Zannou. Inoltre chiederà informazioni sui giorni in cui vorranno dare alle sorelle l'ultimo saluto. Spero di confermarlo, si prevede verso la fine di questa settimana. Le famiglie a loro vicine hanno deciso un pochino di aspettare un attimo per cercare di tranquillizzare il tranquillizzabile, insomma, via. Noi proclameremo il lutto cittadino al giorno del funerale perché io ritengo opportuno e giusto che il paese si fermi nel rispetto di questa comunità in generale del Benin, che a noi ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e grande, diciamo, capacità di integrazione e in più per condividere con i parenti e gli amici di queste bimbe con questo momento così triste, che non è solo un momento triste per loro ma anche per il paese, tra l'altro un paese un po' provato in questi ultimi mesi da vari eventi, diciamo così, straordinari che hanno riguardato sempre dei giovani, purtroppo. Il riferimento naturalmente è all'omicidio di Ismaele Lulli, il giovane che è stato brutalmente assassinato, appunto come ricordava il sindaco, qualche mese fa proprio lì a Sant'Angelo in Vado. E adesso parliamo di un'iniziativa benefica che è stata realizzata dal Rotary Club Valle del Metauro, che ha donato con l'incasso dei fondi raccolti durante una manifestazione di carnevale, ha donato nuove divise e borsoni da calcio ai ragazzi ciechi e ipovedenti di Fano. La solidarietà passa attraverso una festa in maschera organizzata dal Rotaract Club Valle del Metauro, che dopo il successo dell'anno scorso, grazie al quale fu possibile una donazione di 2 defibrillatori, quest'anno fa il bis e dona all'Associazione Sportiva Adriatica di Fano dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti attrezzature sportive per un valore di 700 euro a ragazzi con disabilità visiva che partecipano al campionato nazionale di calcio a 5 ipovedenti. Alla cerimonia di consegna di 15 felpe tecniche e 15 borsoni logati, avvenuta nella sala della Concordia del Comune, era presente l'assessore allo sport Caterina Del Bianco. I ragazzi del Rotaract avevano in mente una bellissima festa di carnevale e solitamente fanno beneficenza, quindi ho consigliato loro, ho trovato questo aggancio, di fare una donazione alla squadra di calcio 5 di ragazzi ipovedenti di Fano. E quindi è nata per gioco ed è stata una bellissima emozione questa mattina poter fare questo momento. È stato bello organizzare questo evento? Molto, molto, molto. Già, diciamo, una replica da una festa dell'anno scorso, e è stato molto impegnativo perché comunque dietro c'è tanta organizzazione, però grazie ai soci, appunto, del Rotary Club è stato possibile, insomma, realizzare questa bellissima iniziativa e aiutare, appunto, questi ragazzi, quindi siamo davvero molto molto contenti di questo bel risultato. È stata una bellissima iniziativa e soprattutto perché si inserisce in un filone che è poco conosciuto ed è poco trattato, quindi lo sport per la disabilità e per i disabili visivi in particolare è un grande strumento di integrazione,
e ha necessità però di un'organizzazione particolare e di costi purtroppo abbastanza elevati rispetto allo sport dei normodotati. Quindi è stata un'iniziativa che abbiamo accolto veramente con gioia, e quasi un'iniziativa miracolosa, ecco, perché è la prima volta che succede e speriamo che sia l'inizio poi di una sensibilizzazione anche per altri momenti e per altre iniziative, perché lo sport, ripeto, è un momento veramente di integrazione per i nostri ragazzi. Dopo tanti anni anche il Comune di Fano ha potuto presentare in una sede importante come quella della Borsa Internazionale del Turismo le iniziative dell'estate. Vediamo com'è andata. Mare, carnevale, cucina, musica e lettura. Sono questi i 5 ingredienti dell'estate fanese in vetrina venerdì scorso alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la prima del settore in Italia. Anche Fano dunque ha avuto uno spazio dedicato all'interno dello stand della Regione Marche, presentando così i principali eventi che caratterizzano l'offerta turistica della città. Alla BIT erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, il sindaco di Fano Seri, il presidente della Carnevalesca Cecchini, l'assessore fanese al turismo e cultura Stefano Marchegiani, il direttore artistico del Fano Jazz Pedini e Borgiani della Confesercenti. Per la prima volta dopo tantissimi anni Fano rioccupa uno spazio dedicato nel padiglione Marche, cosa che negli anni precedenti non avveniva. È uno spazio importante perché al di là delle presenze alla conferenza stampa, ma poi è materiale che viene promosso e distribuito nella rete, nei canali di informazione della regione e soprattutto della fiera. Minardi poi ha sottolineato l'importanza degli eventi presentati che per le loro caratteristiche sono unici nella regione. Il Festival Jazz, che richiama appassionati e amanti di questa musica da ogni parte del mondo. Il Festival Nazionale della Saggistica Passaggi, cui partecipano ospiti di altissimo spessore. Il Festival Internazionale del Brodetto, che porta a Fano in un periodo di bassa stagione una grande quantità di visitatori, ampliando così l'offerta turistica della città, e il carnevale, che si svolge sia nel periodo invernale che durante la stagione estiva. Sono eventi che arricchiscono Fano per l'offerta turistica, ma sono anche eventi in grado di richiamare turisti e quindi di promuovere Fano e le Marche a livello nazionale e internazionale. Quindi Fano rientra nel quadro regionale come una opportunità di promozione, ma anche come un'opportunità di accoglienza. Entusiasta anche l'ente carnevalesca, soprattutto dopo il grande successo ottenuto nell'ultima edizione. L'associazione Ente Carnevalesca, che è di un'associazione così libera, siamo arrivati a quasi 2000 iscritti, quindi questo ci fa molto piacere e riserviamo a tutti voi delle grandi sorprese per la grande edizione del 2017 che ci proietterà ancora più in alto. E tra pochi minuti al Politeama di Fano si aprirà il sipario su Cianfrusaglia e naturalmente le risate sono garantite. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, buonasera! Ma parla con mani, Giambò! Fervono i preparativi per gli spettacoli di Cianfrusaglia, che dopo successo dello scorso anno, con oltre 4.000 spettatori, è pronta ad inaugurare l'edizione 2016. Ad aprire la rassegna di teatro dialettale spetterà questa sera la compagnia Il Guitto, con la commedia in due atti dal titolo A un tir de schioppo, scritta da Stefano Guidi e diretta da Alice Guidi, una fanese che ha fatto della passione per il teatro il suo lavoro. Siamo molto emozionati, contenti di tutto il lavoro svolto fino adesso e quindi siamo proprio agli ultimi preparativi, molto frementi, molto emozionati. Ecco, alcuni componenti del Guitto sono in realtà tanti anni che calcano un palcoscenico, però quest'anno vedremo anche tanti giovani. Sì, assolutamente, il Guitto è una compagnia che ormai vive da quasi 40 anni, che è conosciuta a Fano proprio per gli attori che sono ormai gli storici di con Mariella Longarini, Vittoria Lettieri, Florindo Piccini, Fernando Guidi, però questa come caratteristica che ha proprio il Guitto come compagnia è di coinvolgere sempre giovani che, guidati dall'esempio e dalla passione dei più grandi, vengono coinvolti in questa attività magica che è il teatro, e quest'anno vedremo ancora dei ragazzi ancora più giovani che ci stiamo coltivando per portare avanti la nostra attività. Il frizzante spettacolo ha come cornice una magione appartenente a due conti che nasconde misteri e sorprese, nella quale si andrà a coinvolgere una serie di personaggi simpatici,
luci e stravaganti per un risultato tutto da ridere. Oltre a questa sera sarà possibile anche domani, martedì 16 e lunedì prossimo, lunedì 22 febbraio, sempre alle ore 21:15 al Teatro Politeama. Biglietti in prevendita, lo stesso, è possibile già acquistarli? Come no, la prevendita è già iniziata giovedì scorso e continua anche durante questa settimana. Insomma, noi aspettiamo tutti quanti qui a teatro, ci teniamo molto perché questo spettacolo è il frutto di un lavoro anche di diversi mesi e la magia che si crea qui nel teatro è irripetibile, vogliamo condividerla con voi spettatori, grazie. Anche stamattina passeggiava, mi sono fermata a un certo punto, fumava una sigaretta, mi sono fermata, una voce mi dice: chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma chi era? La coscienza? No, mi era appoggiato sopra un citofono, no? E non è andata bene invece purtroppo per i Granata che nel campo della capolista ha perso una rete a zero. La telecronaca tra poco dopo il telegiornale. Adesso invece vediamo i risultati con le classifiche e poi le pagelle di Catalani. Allora i risultati sono San Benedettese Fano 1-0, Olimpia Agnonese Castelfidardo 0-0, Fermana Campobasso 0-1, Jesina Giulianova 0-0, Miternina Folgore Veregra 0-0, Recanatese Isernia 0-0, San Nicolò Matelica 0-1, Avezzano Monticelli 0-0, Vispesero che vince nel campo di Iesi per 2-0. Il prossimo turno vede impegnata la squadra di mister Alessandrini nel campo della Jesina. La classifica invece vede in testa la San Benedettese con 55 punti, Matelica 51, Alma Juventus Fano 44 punti e il San Nicolò a 36 con il Campobasso. Fanilino di coda la Miternina con 20 punti. Andiamo adesso invece a vedere le pagelle di domenica, Marcantonini 6, Camilloni 7, De Iori e Lunardini 5,5, 6,5 invece Nodari, Torta 5,5, Sufficienza per Sivilla, Marconi 6,5, Gucci 6, Borrelli 6,5, Marianeschi 6, Ambrosini 6,5. Non è andata bene invece, secondo la valutazione di Catalani, il mister evidentemente ha sbagliato qualche cosa, 4,5. E allora adesso, vi ricordo appunto tra poco la partita con la telecronaca, adesso invece parliamo di Valentino Rossi perché domani compie 37 anni, il suo compleanno lo trascorrerà in Australia dove è arrivato ieri per affrontare la seconda sessione di test ufficiali della nuova stagione. A Tavuglia c'è un po' di curiosità invece per il regalo di compleanno che gli farà trovare al suo ritorno la mamma. Lo scorso anno, pensate, gli ha regalato una balla di paglia da usare come panca del salotto. E adesso vi mostriamo invece alcune fotografie che ci hanno mandato i nostri reporter di strada, i nostri segnalatori. Allora, questa prima foto, queste due foto sono state scattate all'interno del comune di Fano questa mattina. Si vede un vistoso buco nel soffitto e alcuni calcinacci a terra proprio vicino alla porta d'ingresso di alcuni uffici, probabilmente il tutto a causa di alcune infiltrazioni d'acqua. L'altra fotografia invece è stata scattata nel pomeriggio in via Fanella. Come si può vedere, un'auto è stata parcheggiata a spina di pesce in barba ai divieti di sosta e alle possibili conseguenze per il traffico, nonché per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Il nostro segnalatore ci ha anche riferito che di lì a poco è arrivata sì una pattuglia della polizia locale che ha cercato il proprietario del veicolo nei negozi lì attorno e dopo averlo trovato, insomma, ha fatto spostare l'automobile. La conducente, perché si tratta di una donna, si è scusata e a quanto ci risulta, insomma, non è stata multata nemmeno per divieto di sosta. Queste le vostre segnalazioni che potete continuare a fare naturalmente inviandoci testi, foto e video al nostro indirizzo WhatsApp o al nostro numero telefonico 338-4968-250 oppure inviando a redazione@occhionotizia.it. Segnalazioni che sono come sempre molto molto importanti per la nostra redazione. Il TG finisce qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.